Fa il manager, che è un uomo normale, con una famiglia normale, con una casa normale. Gli hanno detto qualsiasi cosa, cosa c'è dietro la Casaleggio, chissà cosa guadagni. Abbiamo pubblicato io la mia dichiarazione dei redditi e lui la sua. Abbiamo pubblicato tutto, sono dati liberi. Lui è un professionista, io anche. Siamo due professionisti che si sono messi in gioco. Hanno dato un po' di anima, un po' di cuore e anche un po' di soldi a questa causa qua. Ed è giusto che oggi venga qui a prendersi la sua dose straordinaria di affetto Gianroberto Casaleggio. Grazie, grazie. Scusate l'emozione, ma io di solito parlo con al massimo 10 persone e in questo momento non so quante ne ho davanti. Mi sono appuntato 2 o 3 cose nella memoria, spero di non dimenticarmele. Al massimo un foglietto in tasca lo tirerò fuori, mi scuserete. Un medico allora, di fronte alla regia, grazie. Scusa Roberto. Volevo fare un ringraziamento e poi anche un collegamento alla serata di oggi ai medici e agli infermieri del Policlinico di Milano. Cortesemente, un medico perché di fronte alla regia, grazie. Grazie a loro che stasera riesco ad essere qui sul palco. E, al di là della professionalità, volevo ringraziarli attraverso questo evento, soprattutto per la loro umanità, e che penso sia altrettanto importante la professionalità nella gestione di una persona che ha subito un intervento. E su questo, ricollegandomi a stasera, vi ricordo che un giovane medico di Avellino, diciamo nei momenti più difficili che ci sono in questi casi, mi disse: ci sono molti motivi per vivere. Sicuramente uno dei motivi per vivere è essere qui stasera. Fatemi emozionare, se no non riesco più ad andare avanti. Quindi applaudite alla fine. Poi c'è un'altra cosa. Allora, io non penso che un politico necessariamente sia bravo o cattivo, se sta a destra, a sinistra, se sia stato del Partito Comunista o se sia stato del Movimento Sociale. Io penso che in tutti i partiti ci siano delle brave persone e dei delinquenti. Alcuni di questi purtroppo oggi sono pieni di cronache, però sicuramente una persona che noi possiamo considerare, indipendentemente dalla sua appartenenza politica, una persona onesta è Enrico Berlinguer. Che fu uno dei pochi italiani a riempire questa piazza. Quindi probabilmente quando ieri il cosiddetto Premier ha detto a Beppe Grillo di sciacquarsi la bocca, non sapeva che cosa stava dicendo. Io vi chiederei perché la mia voce è sempre una sola voce, comunque non sono abituato ad alzare i toni, non sono capace di gridare.
Quindi chiederei a tutti voi di gridare Berlinguer in modo che lo sentano fino a Palazzo Chigi. E a questo punto chiederei a loro di sciacquarsi la bocca. Berlinguer, in una famosa intervista molto preveggente all'inizio degli anni Ottanta, lanciò la questione morale. Ecco, la questione morale oggi si sta riproponendo in modo enorme rispetto ad allora. Però il Partito Comunista di allora aveva questo nel suo DNA, la questione morale. Il PD di oggi ha nel suo DNA la questione immorale. E questa è la differenza. Poi vorrei chiedervi ancora una cosa, un po' di carattere evangelico, perché è la stessa cosa che disse Papa Giovanni molti anni fa, una sera in cui c'era la luna piena. Stasera purtroppo non c'è la luna piena, però perlomeno non ha piovuto. Sta piovendo, scusate. C'è sempre qualcuno che sta meglio degli altri. Però stasera, quando tornerete a casa, ci sarà a casa vostra qualcuno che non è voluto venire, che non crede che il movimento possa cambiare l'Italia, che pensa che Grillo gridi e basta, che noi facciamo proteste e non proposte. Quando tornate a casa, a queste persone, fate una carezza e ditegli: questa è la carezza del movimento. E dite che il vostro futuro dipende anche da loro. Come voteranno dipende da loro. Cercate di convincerli. Non ci dovrebbe essere molta difficoltà a farlo. Però è un discorso che riguarda ormai la nazione italiana. Noi rischiamo, se non ce la facciamo questa volta, di non farcela per decenni. Quindi non possono tirarsi indietro, non possono non andare a votare, non possono votare scheda bianca e soprattutto non possono votare quelli che hanno distrutto l'Italia. Tornate a casa e fate una carezza a nome del movimento a queste persone. In alto i cuori e in alto i cuori e che la forza sia con noi. Vieni, andiamo a casa adesso, vieni, ti do la pastiglia, vieni. Fantastico.